Ciao, Denise. Vai da qualche parte? No, ho passato il weekend a casa dei cockroach. Sono tuo fratello, non ti sei accorta che non c'ero? No, ma bentornato al nido. Vieni con me, devo farti vedere una cosa. No, non voglio venire nella tua stanza. L'ho lasciata in ordine e l'ho disinfestata, vieni. Ah, è vero, va un po' meglio. Che cosa c'è? Questo. Oddio, ti sei fatto l'orecchino! È successo tutto venerdì, dopo la scuola. Hai avuto un gran coraggio, è fantastico. E sai che significa? Che ora sono abbastanza grande per decidere da solo. Guarda che hai l'orecchio tutto rosso. Sono autonomo e indipendente. Se voglio portare l'orecchino, Matteo, sono fatti. Matteo, è anche un po' gonfio. Quando i miei amici lo vedranno, sapranno che hanno a che fare con un vero uomo. Non è meglio che lo fai vedere a papà prima? Così mi ricovera. Ti fa male? Ma lo vedi che va in infezione? Sul serio? Sì, dove te lo sei fatto fare? Nel garage di Cockroach. Hai avuto il coraggio di farti bucare l'orecchio da Cockroach? No, non sono mica un suicida. È stata sua sorella Tuzzi. Ma Tuzzi fa 13 anni in luglio. Ma vedessi come è decisa. E poi lo fanno soltanto per 99 cents. No, davvero, Teo. Se non lo fai vedere subito a papà, rischia di peggiorare. Denise, questo è solo un orecchio. Se se ne accorge papà, tutto il mio corpo sarà in pericolo. Scusate. Ehi, non...